al gruppo appunto dell'Università di Roma, a Cecilia Conati. Cecilia Conati Barbaro insegna ecologia preistorica nel Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università La Sapienza. Attualmente conduce ricerche scavi in Italia e in Kurdistan, nel Kurdistan iracheno. Dirige il Museo delle Origini, Museo di Preistoria dell'Università La Sapienza, dove ha esposto per la prima volta il vaso a guscio di noce proveniente dalla necropoli di Torre della Chiesaccia. Giovanni Carboni, che è alla mia sinistra, è tecnico del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università La Sapienza, ha condotto le ricerche sulle necropoli neolitiche del territorio di Roma in collaborazione con la dottoressa Anzi Dei della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. Martina Nicole Celli, laureata magistrale in archeologia alla Sapienza nell'ambito della sua tesi di laurea, ha ideato e realizzato il percorso sperimentale che ha portato alle due ipotesi costruttive del vaso a guscio di noce. In ultimo, Alessio Pellegrini, laureando magistrale in archeologia alla Sapienza e musicista, ha collaborato al protocollo sperimentale per quanto riguarda gli aspetti tecnici legati al suono. Passo quindi la parola alla professoressa Cecilia Conati per il suo intervento dal titolo Suoni perduti, la ricostruzione di uno strumento a corde dell'età del rame. Grazie, grazie innanzitutto al Comune di Sorrento per averci piano, scusatemi, ecco la prima gaffe. Comunque grazie perché è un'occasione molto interessante e molto bella. Non posso dire di più altro, insomma, veramente una cornice meravigliosa. Grazie alla dottoressa Budetta, grazie al professor De Caro che insomma è stato molto, diciamo, è stato lui forse la causa di tutto ciò, perché è da lui che è partita l'idea della, non solo dell'ipotesi appunto di interpretare questo oggetto come una cassa armonica di uno strumento musicale, ma è stata sua l'idea anche di coinvolgerci in una collaborazione, che è molto, insomma, penso che spero possa interessare tutti voi. Per noi è molto, è un'occasione per presentare non solo un lavoro scientifico, ma anche quello che noi facciamo tutti i giorni in una realtà, che è quella di un museo universitario, che è una realtà diversa da un museo civico, da un museo nazionale. È un museo che il museo universitario, per sua, è un'istituzione che è votata al contatto, al fornire la possibilità al grande pubblico di capire che cosa fa la ricerca. Quindi è una forma di mediazione tra scienza e divulgazione. Per noi è stato molto importante anche poter esporre la prima volta nel museo, non solo l'oggetto, ma anche un lavoro che è un lavoro di tesi. E quindi aver messo in primo piano il lavoro sperimentale e scientifico condotto da una nostra studentessa che poi si è laureata brillantemente con l'aiuto di un altro studente. Quindi è una sinergia virtuosa molto importante che insomma emerge anche nella attività museale che noi svolgiamo. Io introduco semplicemente quello che poi diranno i miei colleghi, perché lascerò poi la parola a Giovanni Carboni, che si è occupato in prima persona dello scavo, quando è venuto lo scavo, e poi successivamente dello studio dei materiali, e poi successivamente a Martina e a Alessio per i dettagli più tecnici. Questa scoperta è, come avete visto, una scoperta eccezionale ed è una scoperta che si inserisce in un contesto storico di assoluta novità anche per l'area romana, perché solo negli ultimi 20 anni, diciamo forse meno, 15 anni, le attività legate all'espansione della città e agli interventi di archeologia preventiva della soprintendenza hanno permesso di rivoluzionare quello che noi conoscevamo della preistoria, non solo romana, ma
possiamo dire di tutta la penisola, perché abbiamo aggiunto, ha aggiunto questa attività scientifica, moltissime informazioni. E quello che abbiamo appunto scoperto, e ve lo racconterà meglio Giovanni Carboni, è appunto la presenza di questa popolazione Gaudo molto a nord, molto più a nord di quello che si pensasse rispetto ai confini che precedentemente erano noti, e dunque una forte penetrazione nell'area romana, una radicazione, un radicamento nell'area romana per 400 anni, circa 400 anni, siamo alla fine del quarto millennio avanti Cristo, diciamo siamo 5.000 anni fa, possiamo dire 5.000 anni fa, fino per 400 anni queste popolazioni del Gaudo arrivano nell'area romana, si insediano e creano molti problemi. Erano dei gruppi un po' litigiosi, erano un po' bellicosi e insomma. Però, insomma, diciamo, possiamo dire, non si integrano molto col resto con quello che era la popolazione precedente, che se ne sta riparata in un, ecco. Però sono ben caratterizzati dal punto di vista culturale. Abbiamo visto gli abitati e poi vedremo adesso una necropoli con questo ritrovamento veramente eccezionale all'interno di una tomba. E adesso lascio la parola a Giovanni che vi spiegherà il contesto nel quale è stato trovato l'oggetto in questione, e poi passeremo la parola a Nicole che vi spiegherà come ha realizzato la sua ricerca scientifica. Buonasera a tutti. Io, in veste di collaboratore all'epoca di Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Roma, ho collaborato con Anna Paola Anzitei, che è recentemente scomparsa, in cui abbiamo collaborato insieme per 30 anni oppure più, e abbiamo indagato il territorio di Roma a tappeto, perché l'insorgenza dell'edilizia privata e pubblica ha portato a intervenire su ampi settori del territorio del suburbio romano e che ha permesso di identificare, una serie di ritrovamenti della preistoria recente che sono di notevole importanza per tutta la preistoria dell'Italia centrale, ma forse di tutta l'Italia. In questa località, Torre della Chiesaccia, che si trova poco a sud del raccordo anulare a Roma, lungo la via Laurentina, per la costruzione di di edifici privati è stata identificata, tramite saggi di archeologia preventiva, una necropoli di tomba Grotticella, riferibile a questa fascia del Gaudo, che avendo trovato nei primi saggi le prime due o tre tombe, si è allargato, si è esplateato tutta l'area e è stato praticamente indagato tutto un grosso settore di questo, diciamo, grosso lotto destinato a costruzioni. Le tombe sono in tutto 15, forse delle altre sono state erose sia da agenti naturali sia dalle areature moderne, però ci ha permesso di identificare un complesso abbastanza importante, con delle caratteristiche anche diverse a quelle che si trovano qui in area campana, ovvero le tombe non sono come in area campana tombe utilizzate come ossari, oppure veniva inserito il morto, poi veniva accantonato e veniva inserito l'altro morto, ma queste sono tombe che hanno o sono individuali o sono tombe bisome o al massimo contengono tre individui. Queste tombe, come si vede in quella cartina sotto, sono raggruppate in piccoli gruppi e sono tutte orientate nella stessa maniera, cioè in direzione nord-ovest e sud-est, solo una è orientata in direzione nord-est e sud-ovest, che è quella verde più chiaro che vede dal centro, che forse è la più antica, e tutto intorno si raggruppano altre tombe. Questo qui. La tomba 15, che nella
Allora, devo tornare indietro. Ecco, la domanda 15, che è questa più estrema, questa qui, è una domanda molto particolare, perché mentre nelle altre tombe, nei pozzi si ritrovano tutti i rituali tipici che si ritrovano anche in Campania, con offerte, riaperture, manipolazioni, frammentazione rituali dei materiali, questa tomba invece ha il pozzo completamente sterile nel riempimento. Solo a un certo livello c'è i resti di un unico rituale praticato all'interno del pozzo, che consiste con un'olla frammentata, i resti di un rogo, e accanto allo stesso livello è stata scavata una fossetta con all'interno sono stati trovati dei calchi, purtroppo solo i denti in occlusione di mandibola e mascella di due individui, un adulto e un infante, che è una cosa molto rara per quanto riguarda l'aspetto del Gaudo, e a me non risulta che esistano altri casi del genere. All'interno della tomba vi erano due individui identificati solamente dai denti, perché purtroppo queste tombe sono scavate nel banco di tufo di Villa Segni, che è una pozzolana e è molto acida e non permette la conservazione delle ossa. Però in base alle zone dove sono stati ritrovati i denti è stato possibile ricostruire con delle silhouette quello che poteva essere la posizione del corpo. Questa tomba ha due individui all'interno, seppelliti all'interno, e sono tutti e due contrapposti. L'individuo in fondo alla cella, che è il primo che è stato sepolto, ha un ricco corredo litico, che poi lo vediamo tutta più avanti, e ha una scossa e questo vaso cosiddetto a guscio di noce. L'altro individuo invece ha solo una brocca, però è stato trovato dietro la testa, vicino alla parete, un pozzettino molto piccolo in cui erano stati conficcati all'interno due pugnali, uno in rame e uno in selce, che hanno una forte valenza simbolica. No, dobbiamo andare avanti. Questo. Ecco, qui siamo nel pozzo, questa è la lastra di chiusura che era in pietra lavica, questi sono i resti dell'olla. Questi sono i resti dell'olla, l'olla ricostruita, e questo è quello che ne rimane della fossetta con i denti in occlusione dei due individui. Il corredo dell'individuo, questo è a fine scavo, diciamo, della tomba, e si vede il pugnale, le punte di freccia, il vaso a cuccio di noce, la scossa, e questo è i resti dell'altro individuo e il pozzettino con i pugnali conficcati nel pavimento. Questo invece è il corredo litico di armi, che ha un pugnale bifacciale in selce e tutta una serie di punte di freccia molto allungate e molto bene accomunate, e sono quasi tutte di selce di provenienza carganica. Ecco, l'altro individuo ha questo pozzettino particolare, che ha questi due pugnali conficcati nel pavimento, e che ricorda dei gesti che potrebbero essere legati anche al possesso del territorio, ma qui ci sarebbe da parlarne molto. Ecco, adesso passo la parola a Martina Nicole Cerri, che vi spiegherà quello che sarà la parte diciamo di studio di questo oggetto particolare. Grazie. Allora, come hanno già introdotto, io ho potuto studiare il reperto archeologico nell'ambito della mia tesi magistrale, e è emerso subito praticamente che, nonostante l'apparenza sia semplice, è un oggetto che sottende una tecnologia piuttosto invece complessa,
Ho potuto studiare le tracce tecnologiche anche al microscopio, come potete vedere sulla destra. E la cosa che la prima sensazione che ho avuto è stata quella che dietro, quindi questo vaso, chiamiamolo così, ci fosse un disegno preciso. Ad esempio, potete vedere delle impronte di foro che non sono poi stati aperti, quindi come se anche la posizione dei fori e il numero dei fori fosse stato in un certo senso premeditato, quindi per uno scopo preciso. Il vaso ha una forma particolare e non è identico a quelli che sono stati trovati qui a Piano di Sorrento, ma più o meno rientra in quella tipologia detta guscio di noce. E si caratterizza perché ha questo corpo a calotta e la superficie d'appoggio è di neanche 2 centimetri, quindi evidentemente non doveva essere un vaso concepito per essere posto a terra. Ed infatti, a confermare questa idea, probabilmente c'è proprio la rifinitura della parte esterna perché è stato lucidato. Quindi la parte esterna è lucidata, la parte interna invece è lasciata grezza. Quindi questo ci ha fatto pensare che probabilmente l'interno non fosse visibile. Quindi poi presenta questa tesa su cui sono stati aperti questi fori. E come hanno precedentemente già esposto il dottor De Caro e Giovanni Carboni, praticamente abbiamo pensato cosa potesse essere, visto che è una tipologia molto rara, praticamente questo è il terzo esemplare conosciuto qui da noi in Italia. I primi due sono questi di Piano di Sorrento e questo è il terzo, quindi sono vasi, diciamo, sono forme ceramiche molto rare. Qui, come già anticipato il dottor De Caro, avevamo posto degli esempi a confronto archeologico. Ovviamente l'ipotesi era, sarà una cassa di risonanza di uno strumento musicale? Ovviamente per poter rispondere e per poter poi improntare tutto il protocollo scientifico che rientra poi nella pratica quotidiana dell'archeologia sperimentale, dovevamo trovare dei riferimenti, quindi dei confronti sia archeologici sia etnografici. A livello archeologico si conoscono, abbiamo delle attestazioni diciamo indirette, principalmente dalla Mesopotamia, quindi da Ur, abbiamo quei sigilli. E il primo in alto a sinistra è anche, diciamo, coevo più o meno al vaso originale di Torre della Chiesaccia e rappresentano questi liuti, mentre sulla parte destra della diapositiva abbiamo invece gli esemplari, diciamo, egiziani che si sono ovviamente preservati per intero. Queste invece sono soltanto degli esempi, ovviamente, perché si possono portare tantissimi confronti a livello etnografico e questi sono quelli che ci sono venuti in mente. Abbiamo la Guzla sulla sinistra, il Guzlar dei Balcani, l'Inzad dei Tuareg e delle arpette africane. Quindi, diciamo, sulla base dei confronti archeologici e dei confronti etnografici, abbiamo pensato di proporre a livello sperimentale questi due strumenti che potete vedere qui davanti a noi, quindi uno strumento in forma di liuto ed uno strumento in forma di arpa. Ci tengo a sottolineare che ovviamente sono delle proposte interpretative, non avendo noi dal sito altro materiale se non il vaso che abbiamo visto prima. Quindi, non essendosi conservato altro, abbiamo queste ipotesi. Ed infatti l'ipotesi principale del mio lavoro di tesi era proprio se fossero davvero stati strumenti musicali, dal momento che confronti con cassa armonica in ceramica non sono conosciuti, non sono noti almeno per i cordofoni, l'ipotesi è suoneranno questi strumenti, perché poi ovviamente per definirli strumenti musicali devono anche poi, no, produrre musica. Ovviamente poi la concezione di musica moderna è ben diversa da quella che probabilmente era in antico, però abbiamo provato quindi il suono di questi strumenti e effettivamente danno delle note
musicali riconosciute con dei non mi viene il termine, con dei diapasi, sì, con insomma degli strumenti che riconoscono gli hertz, quindi portano poi al riconoscimento della nota, e hanno riconosciuto quindi delle note precise, sì. E passo la parola al mio collega che mi ha aiutato nella... Ah sì, ecco, scusate, questa è tutta praticamente, sono alcuni passaggi del lavoro che abbiamo fatto, quindi di come abbiamo poi ricostruito, o meglio, di come abbiamo costruito, perché sono ipotesi, e ci tengo a dire che essendo un protocollo sperimentale si basa su un metodo scientifico, quindi abbiamo utilizzato le tecniche conosciute che erano le stesse che probabilmente sono state utilizzate all'epoca del vaso. Abbiamo utilizzato anche gli strumenti, quindi non sono stati utilizzati strumenti moderni, ma selce, coltellini di rame, abbiamo conciato la pelle, quindi abbiamo cercato di seguire tutto un processo di costruzione di questi strumenti che poi è anche attestato a livello etnografico. Ecco, adesso passo la parola al mio compagno collega che vi spiegherà meglio tutta la questione del suono e delle prove che abbiamo fatto. Grazie. Prima di farla partire... Ah, buonasera, innanzitutto prima di farla partire è partito un automatico il video. Ah, ok. Allora, volevo innanzitutto ringraziare la mia collega Martina Nicole Ceri per avermi dato la possibilità durante il tirocinio di partecipare alla realizzazione di questi strumenti, e in seguito anche vorrei ringraziare la professoressa Cecilia Conati Barbaro per averci poi dato la possibilità a me e ai miei fratelli musicisti di suonare effettivamente questi strumenti. Dalla ricostruzione poi comunque la domanda principale è: questi strumenti producono un suono, sono effettivamente suonabili? Dunque la risposta è sì, producono un suono, ma a livello di musicalità, di quello che noi come cultura occidentale riteniamo suono piacevole, è molto lunga la questione, perché tutti quanti abbiamo presente com'è strutturata una tastiera di un pianoforte: tasti bianchi, tasti neri, e quelle sono le note base con cui si costruiscono gli accordi, quindi tutto ciò che noi riteniamo piacevole, poi a seconda della composizione, della sistemazione delle note, si hanno accordi di vario tipo. Per strumenti così antichi non è così ovvio che utilizzassero il nostro sistema, perché i tasti emettono le note hanno una distanza l'una dall'altra a livello di hertz. Questa distanza è appunto una nostra convenzione, perché a loro volta i tasti possono essere divisi in 2, in 4, in 8, la cosiddetta microtonalità. E quindi suoni, basti pensare alla musica araba, la musica indiana, che a noi possono sembrare stonati, è soltanto un nostro punto di vista effettivamente, perché noi culturalmente non li percepiamo come nostra musica, mentre loro sì. Quindi siamo partiti col suonare questi strumenti senza nessun, cioè cercando di tacere la nostra predisposizione culturale. E c'è da dire poi gli altri musicisti, che sono appunto i miei fratelli, Danilo Pellegrini e Gianluca Pellegrini, non sono ovviamente, non hanno familiarità con questi strumenti, perché uno è un pianista e un altro è un batterista, quindi potete immaginare anche la poca familiarità con lo strumento. E per dare una dimostrazione comunque funzionale, piacevole, abbiamo deciso di accordarli in 432 Hz, che è la frequenza più, diciamo, piacevole, se vogliamo, per l'orecchio umano, e li abbiamo intonati in base alle nostre scale musicali, per il semplice fatto che dovevano essere comunque familiari. E a livello invece della composizione abbiamo deciso di fare una cosiddetta jam session, ovvero
qualsiasi cosa ci viene in mente è lo strumento che, come se suonasse attraverso di noi, e non noi che suoniamo lo strumento, ci siamo completamente lasciati trasportare dalla musica. E qui proporremo poi un estratto di un video, di una prova, in cui abbiamo deciso poi di armonizzarli tra di loro, perché suonati singolarmente, adesso se volete faccio sentire un attimino le corde, suonati singolarmente non rendono effettivamente. Abbiamo deciso di creare comunque un'atmosfera aggiungendo anche dei tamburi per dare tutta quanta la parte ritmica, e utilizzare anche canne per dare un suono più acuto, e quindi una serie di piccole chicche tecniche. E se vogliamo facciamo sentire velocemente il suono degli strumenti pizzicando. Sì. Voi che vedrete sono anche queste delle esiti di un seminario, di un corso anzi, di archeologia sperimentale fatto dalla mia collega Cristina Lemorini, sui tamburi neolitici. E quindi i tamburi che vedete sono appunto anche queste ricostruzioni prese da esempi archeologici. Sono tamburi, insomma, vasi che sono stati interpretati come tamburi e sono stati trovati in contesti neolitici della Germania. Quindi diciamo che rientriamo tutto, il concerto rientra nella preistoria profonda. Grazie mille, adesso la mia collega mi darà un secondo a far sentire il suono. Allora, c'è da dire che la proposta di questo liuto è principalmente che fosse suonato con la tecnica del pizzicato, anche se poi abbiamo provato anche a costruire un archetto, che però le prime attestazioni mi sembrano medievali, quindi abbiamo voluto un po' forzare, e infatti nel video vedrete entrambe le proposte. Adesso faccio sentire velocemente. Questo è il suono così a secco, mentre con l'archetto speriamo che si senta. Insomma, così sentito, così può essere una parte di un film dell'orrore, e andrebbero sincerati. Mentre questa qui è la proposta dell'arpetta, della cosiddetta arpa, che tra l'altro sembra anche la più plausibile sia per l'epoca che come era stato rinvenuto il reperto archeologico, e questa è molto più familiare a quella che conosciamo. No, questo è molto. Poi c'è anche da dire che queste sono corde in budello naturale, quindi hanno tutto un suono e delle dinamiche molto, molto particolari. E penso che adesso possiamo anche far vedere la piccola clip con l'esecuzione musicale. Ok, grazie. Thank you.
Bene. Abbiamo ascoltato la musica della Civiltà del Gaudio, abbiamo ascoltato dei pezzi della disco music dell'epoca, insomma facevano balli straordinari, però adesso ci caliamo nella parte. Io avevo chiesto a loro se nella parte adesso musicale che c'è, insomma volessero...